20 giorni sull'Ortigara. Era il ciliegio sul tetto il primo ad accogliermi. Lo scorgevo fin dagli ultimi alberi del bosco mentre scendevo giù alla contrada. Una volta era il crepuscolo, un'altra al tramonto, più spesso all'inizio della notte. Alto là! Un grido che era un saluto o un segnale di corsa se volevi scappare. O un segnale di pedaggio se volevi far cadere nel cappello della guardia una lira. Divenni latitante. È ricercato. Ma insomma, dove c'è un confine, si fa contrabbando. Da che mondo è mondo? E dove si fa contrabbando, c'è un contrabbandiere. E dove c'è un contrabbandiere, c'è una guardia. Da che mondo è mondo? Ma a primavera, Tölle Birtan, il contrabbandiere fuggiasco, aggressore della Regia Guardia di Finanza, non poteva più rimanere. Il 24 maggio 1915 ero ai pascoli con il mio cane, il nero, e le pecore. Stavo abbrustolendo una fetta di polenta, era mattino, c'era il sole. Era stata una primavera benedetta, erba in abbondanza, crocchi nei prati, larici fioriti, api indaffarate. Stavo abbrustolendo la mia fetta di polenta quando sentii i primi scoppi. Dovettero accompagnarmi dalle pecore e dal nero. E come Mosè mi misi in testa al gregge e lo feci uscire dalla città con l'ufficiale là che guardava dalla finestra. Voilà, asino d'un ufficiale, che a te i soldati non ti obbediscono così. L'ufficiale sarà asino, ma non è spiritoso. Migliaia di uomini, donne, vecchi e bambini, tutti accusati di sostenere l'Italia. Fame, sete, freddo. 20 giorni sull'Ortigara. Quando ero giovane e tornavo stanco di lavoro e di lontananza, prima di uscire dal bosco, mi fermavo appoggiato all'ultimo albero e guardavo. Al chiaro di luna guardavo il ciliegio sul tetto e sotto il tetto la paglia. E sotto la paglia le pietre. E dentro le pietre sapevo che c'erano mia moglie, mio padre e mia madre e i miei figli.